della mia prima stagione a Reggio. Sono arrivato in coda di stagione dell'anno scorso, quindi sento tutto il piacere di iniziare una nuova stagione. Questi giorni ho potuto girare per il teatro e la piacevolezza, la bellezza, il vero scopo del perché ho scelto nella mia vita di occuparmi di opera lirica è tutto in quello che si svolge questi giorni. Sentire suonare l'orchestra, cantare il coro, cantare i solisti, le prove di regia in palcoscenico e poi un tutt'uno quando esce la magia dell'opera lirica. E quindi quello che di italiano nel campo dello spettacolo dal vivo siamo riusciti a creare, a costruire, imitato nel mondo, e quindi la forma di spettacolo dal vivo più importante, più complessa, più costosa, per me più meravigliosa, che unisce tantissimi mestieri artistici e artigiani per arrivare a fare uno spettacolo imitato nel mondo e che è sicuramente il principio di tutto lo spettacolo. Siamo stati noi in Italia, i greci, a inventarci lo spettacolo dal vivo ed è veramente entusiasmante, vi assicuro, ascoltare le note di Giuseppe Verdi, ascoltare le voci addestrate a cantare liricamente, i nostri professori del coro e dell'orchestra mettere insieme le note scritte da Verdi e far uscire fuori questa magia vera che si ripete ogni volta. Ed è quanto di più importante abbiamo nella cultura per poter diffondere l'Italia nel mondo. Tutto il mondo, e qui la testimonianza sono questi due grandi artisti che sono con noi per Trovatore, tutto il mondo parla italiano a causa della musica e dell'opera lirica. E quindi è un valore enorme. Il Regio è un teatro importantissimo, la stagione del Regio è una stagione importante nel panorama nazionale e internazionale e sono sicuro che ci sarà una lunga vita del Regio, così come dell'opera lirica e del sistema della lirica in Italia. Stiamo attraversando un momento non facile, ma non possiamo non avere la volontà per perseguire tutto quello che è possibile per far andare avanti questo spettacolo, questa forma di spettacolo che tra l'altro noi abbiamo messo nel sistema educativo, con tutti i ragazzi che si formano nei conservatori dell'Accademia di Belle Arti, che sono istruiti per fare questo tipo di mestiere e che hanno, lo ripeto da tempo, anche perché credo molto nel dovere di passare le nuove generazioni e cercare di incentivare le nuove generazioni a conoscere questa forma di spettacolo che è l'inizio di tutto e dare modo a quei ragazzi che si formano nei conservatori, nelle accademie delle arti, di avere un posto dove fare l'alta formazione post-diploma, diventare professionisti di questa forma di spettacolo e poi andare in giro per il mondo e diffondere nel mondo. C'è necessità di questo in maniera assoluta, tutto il mondo ci imita, tutto il mondo vuole fare questo tipo di spettacolo, abbiamo i conservatori invasi da cinesi, coreani, di tante nazioni, australiani, americani, dobbiamo assolutamente e pervicacemente cercare di far sì che anche i nostri giovani, come un tempo, quando tutti avevano nell'orecchio il modo di cantare e la melodia che scaturiva dalle nostre musiche, possano tornare ad essere ambasciatori di questo tipo di spettacolo. Quindi per me è un'emozione particolare, chiaramente, essere ora sovrintendente del Regio e dare il via a questa stagione, e l'abbiamo dato con un titolo, Il Trovatore, che è uno dei celeberrimi titoli dell'opera lirica, con delle musiche meravigliose. Abbiamo veramente messo insieme un cast di buonissimo livello e voglio ringraziare il maestro Galoppini per questo, e quindi bocca al lupo a tutti noi, bocca al lupo per questa stagione, seguiteci numerosi. E parlavo prima scherzando con i giornalisti, aiutateci a far venire tanto pubblico, il Regio lo merita, l'opera italiana, abbiamo bisogno di continuare a crescere culturalmente con la musica italiana. Grazie.